Domenica 6 dicembre, dalle 9 alle 19, per le vie di Valperga, si terrà il mercatino di Natale, organizzato dalla Proloco Valperga Belmonte e dall'amministrazione comunale, in collaborazione con le varie associazioni e i commercianti del paese. Il ricco programma è stato illustrato durante una conferenza stampa da Walter Sandretto, Proloco Valperga Belmonte. Quest'anno tutte le associazioni in collaborazione con il Comune e una novità con i commercianti praticamente abbiamo organizzato la quarta edizione del mercatino valperghese di Natale. Sarà domenica 6 dicembre 2015. Dalle 9 alle 19 praticamente per le vie del paese verrà chiusa tutta la strada principale, ovvero via Mazzini e via Martiri, e c'erano i negozi aperti. Poi c'è il giro per le vie del paese con una carrozza di Babbo Natale, quindi ci sarà anche Babbo Natale, una visita guidata al campanile, ci saranno dei zampognari, i gonfiabili che verranno messi praticamente nella piazza durante il Carrefour all'ingresso del paese. Poi c'è un'attività che è il Coppa all'albero in piazza del Comune, verrà messo albero di Natale qua in comune dove vengono praticamente messi preparati dei bambini, tutte le situazioni vengono addobbati da loro, poi parlerà poi di Monica Fredda. Poi praticamente sempre qua all'interno del comune abbiamo un laboratorio musicale che parte musica canto sotto l'albero, che faranno un laboratorio gratuito di canti di Natale per bambini dai 5 anni in poi. Poi ci sarà l'esibizione alle 16 qua in Piazza del Comune e alle ore 16:30 c'è l'esibizione del coro laboratorio di Voce Bianchi, Arte e Musica presso la Piazza della Chiesa, perché anche lì presso la Piazza della Chiesa ci sarà un albero di Natale. Poi ci sarà la partecipazione della Filarmonica Valperghese che allieteranno con dei suoni praticamente durante tutta la giornata, dal pomeriggio. Poi ci sarà il Tucca Bimbi, animazione per bambini e la casetta di Babbo Natale che sarà in piazza della chiesa e che tutti i bambini possono consegnare la propria letterina, quindi la possono fare e consegnarla direttamente a Babbo Natale. Presente alla conferenza anche gli assessori Monica Vittone e Giovanni Milani. Veramente sono contenta che ci sia stata questa collaborazione tra tutti. Io ci tenevo tantissimo, è la mia prima esperienza, però veramente ci tenevo a questa collaborazione tra associazioni, comune, commercianti, tutti insieme a fare qualcosa di bello per Valperga. Io ho chiesto di fare questo albero di Natale nel piazzale del comune perché ci tengo, essendo una festa natalizia, a far partecipare tanti bambini. Per quello ho chiesto la collaborazione sia della materna che delle scuole elementari per far fare ai ragazzi e ai bambini le decorazioni per questo albero di Natale. Partecipando come associazione ho colto in passato l'importanza di poter avere l'impegno dell'amministrazione comunale è un po' come legante e come stimolo per le varie associazioni. Adesso che quest'anno così ci siamo impegnati a fare, sembra effettivamente che l'aiuto dell'amministrazione comunale comunque in qualche modo abbia un ruolo, fermo restando l'impegno delle associazioni, dei commercianti e in prima persona. Quindi.